con me. Nel mio mondo fatato per sognare, non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. Sono venuto da molto lontano, cari bambini, per raccontarvi la mia favola. Da un paese in cui esistono ancora i giganti e le mosche. Sentite una voce che canticchia? È Berto, un ragazzo che di mestiere fa il sarto, ma ha sempre la testa piena di grandi avventure e imprese gloriose. Un giorno Berto se ne stava accanto alla finestra a lavorare, quando ecco vide passare per la via una venditrice ambulante. Aveva un paniere colmo di zucchero filato, caramelle, dolci, liquirizia. Ehi, buona donna! Venite su da me e comprerò un po' delle vostre ghiottonerie. Ecco, giovanotto, vedete? Qui ci sono tante buone cose per un ragazzo bravo e lavoratore come voi. Mi viene l'acquolina in bocca. Bene, mi basta questo barattolo di marmellata. Eccovi tre monete. Grazie e arrivederci! La venditrice si allontanò e Berto tagliò subito una bella fetta di pane, la spalmò di burro, poi la cosparse abbondantemente di marmellata. Ne venne fuori la più bella fetta di pane e marmellata che si fosse mai vista. Era talmente allettante che tutte le mosche dei dintorni si precipitarono nella casa del giovane sarto per assaggiarla. Siamo mosche impertinenti, invadenti, prepotenti, anche se non abbiamo denti, noi mangiamo a quattro palmenti. Siamo mosche curiose, siamo nere e fastidiose, non facciamo le schizzinose, e voliamo quelli, perché ancora non è in commercio il DDT. Via, andatevene, alla larga dalla mia marmellata o faccio una strage! Berto, infuriato, prese uno straccio e cominciò a mulinarlo in giro. Alla fine menò un gran colpo e uccise 7 mosche in una volta sola. 7! 7 in un colpo! Ho compiuto un atto di eroismo! 7 in un colpo! Bisogna che tutti sappiano della mia impresa. Mi farò una cintura. 7 in un colpo solo. Però... E Berto si mise svelto al lavoro. In capo a un'ora aveva tagliato, cucito e ricamato una stupenda cintura di panno nero. Sul davanti della cintura, a lettere d'oro, spiccava una scritta. 7 in un colpo solo. E ora basta fare il sarto. Un eroe come me che ne ammazza 7 in un colpo è destinato a grandi imprese. Mi metterò in viaggio in cerca di avventure. Porterò con me solo un pezzo di cacio. Ed eccolo abbandonare la sua casetta e avventurarsi per il mondo. Un uccellino cercò di dissuaderlo. Berto, Berto, hai ammazzato 7 mosche, non 7 giganti. Erano 7 giganti guerrieri, tutti vestiti di nero. Te lo assicuro. Berto, Berto, come si fa a crederti? Non mi credi? Beh, allora vieni con me e alla prossima impresa potrai vedere con i tuoi occhi. E Berto si infilò l'uccellino in tasca e si mise in viaggio. Cammina, cammina, incontrò un gigante. Salve, compare gigante. Ma che compare, passa via, ragazzino. Berto non se la prese per il tono canzonatorio di quelle parole, ma con aria non curante slacciò la sua giacchettina per far leggere al gigante la scritta della cintura. 7 in un colpo solo? Non ci credo. Attento a te, potresti essere l'ottavo. Mettimi alla prova se non credi alle mie parole. Bene, bene. Sto attento a quello che faccio. Ecco, prendo una pietra, la stringo nel pugno, forte, forte. Tanto forte, senza da farne uscire dell'acqua. Fai altrettanto. Che stupido esercizio. Dammi una pietra.
No, aspetta. Prendo questa che ho in tasca. Ecco. Guarda. Per lunga del mio mignolo. Ci sei riuscito anche tu. Berto fece un sorrisetto. In effetti lui non aveva strizzato una pietra, bensì il suo pezzo di cacio, facendone sprizzare il siero. La cosa non era difficile, ma il gigante non era molto furbo e non si accorse che Berto aveva strizzato il cacio che aveva in tasca invece di una pietra. E adesso facciamo un altro esercizio. Io tiro una pietra talmente in alto che per un momento scomparirà fra le nubi. Guarda. Ecco! E il gigante scagliò un sasso fin oltre le nubi. Berto allora tirò fuori di nascosto l'uccellino e gli disse sottovoce: attento, uccellino, io ti lancerò in aria fingendo che tu sia una pietra. Tu vola diritto fino alle nubi e poi scompari. Addio! Dunque, ascoltami, gigante. Adesso io tirerò un sasso in alto, ma tanto in alto che non ricadrà mai più. Lo metterò in orbita, insomma. Via! E l'uccellino salì come una freccia e sparì fra le nubi. Ma sei proprio forte! Senti, fammi un piacere. Dato che ci sei, aiutami a portare quest'albero fino al paese. Da solo faccio troppa fatica. Ma certo, caro compare. Tu prendi dalla parte delle radici. Io terrò i rami e le foglie, che sono i più difficili da sorreggere. Pronti? Sì. Issa! Rompia! Il gigante sollevò il tronco e si avviò a grandi passi verso il paese. Berto, invece, si accomodò ben bene tra le frasche e si lasciò trasportare. Tutto bene, gigante? Tutto bene. Grazie, grazie del valido aiuto. Dopo un poco, il gigante si fermò. Era stanco. Per oggi basta. Non ce la faccio più. Io invece sono ancora fresco come una rosa. Beh, addio, gigante. Addio e grazie. Berto, tutto soddisfatto, riprese il viaggio e camminò fino a notte inoltrata. Poi si stese in un bel prato e si addormentò. Quel prato era proprio davanti alla reggia di un certo re Sofronio IV. Al mattino i sudditi di Sofronio si avvicinarono con curiosità a Berto. Un dignitario di corte si inginocchiò accanto al giovane e lesse la scritta sulla cintura. Sette in un colpo solo? Mamma mia, come deve essere forte costui! Che farà nel nostro regno? Bisogna avvertire subito re Sofronio. Magari questo valente guerriero riesce a liberarci dai giganti Scanna 6 e Scortica 5. In quel momento Berto si svegliò. Allora il dignitario lo pregò di non allontanarsi mentre egli si recava a corte. Poi, giunto alla reggia, il dignitario informò della cosa il primo ministro, che si recò subito dal re e gli parlò del ragazzo. Mio buon re Sofronio, cogliete l'occasione e prendete alle vostre dipendenze questo eroe. Un eroe per i problemi dello Stato? Un guerriero forte e bene intenzionato? È quello che ci vuole per me, che sono vecchio, ma voglio restare. Lui mi aiuterà, lui mi difenderà da congiure e rivoluzioni. E per prima cosa ammazzerà i due giganti che terrorizzano la città. Ministro, vai a dire a quel ragazzo che lo prendo al mio servizio. E così Berto fu inviato dal re nella vicina foresta per uccidere Scanna 6 e Scortica 5. Sarà affare di un minuto. Loro sono Scanna 6 e Scortica 5. Io sono 7 in un colpo, quindi sono superiore. Chissà dove si saranno cacciati i due giganti. Ah, eccoli là! Come russano! Il fatto che stiano dormendo sotto un albero mi dà un'idea. Berto si riempì le tasche di pietre e si arrampicò sull'albero. Si sistemò ben saldo a cavalcione di un ramo e cominciò a tirar pietre a Scanna 6.
che si svegliò e se la prese con Scortica 5. Ehi, Scortica 5, smettila di picchiarmi! Ma che vuoi? Ma che ti tocca? Dormo io! E i due giganti ripresero a dormire. Allora Berto giù a tirare pietre su Scortica 5. Basta, Scannasei, non mi picchiare, altrimenti va a finire male. Ma se hai cominciato tu? Io? Ma tu sogni? No, son desto e ti tiro un pugnale. Oh, i miei dentoni, adesso te faccio vedere io. Sotto lo sguardo tranquillo di Berto, i due giganti continuarono a litigare e a darsi botte da orbi. Infine, in una foresta mezzo sradicata dalla furia dei due litiganti, rimase in piedi solo Berto, che si affrettò a legare Scanna 6 e Scortica 5, ormai mezzo morti per le botte che si erano date. Poi il giovane, tutto soddisfatto, tornò a palazzo. Re Sofronio, mandate qualcuno a prelevare i due giganti. Li ho sconfitti e ora giacciono legati nella foresta. Bravo, Berto! E adesso, se riuscirai a catturare l'unicorno che terrorizza la zona sud del mio regno, avrai in sposa mia figlia. Molto bene. Ritenetevi già mio suocero, Re Sofronio. Berto partì incontro all'unicorno con una scure e un pezzo di corda. L'unicorno, appena lo vide, cominciò a scalpitare. Abbassò la testa in modo che il suo unico corno puntasse deciso verso il petto del ragazzo e partì al galoppo per infilzarlo. Berto, che si era appoggiato tranquillamente a un albero, lo guardò avvicinarsi senza fare il più piccolo movimento. Poi, proprio all'ultimo momento, si scansò come un torero. L'unicorno andò a cozzare contro l'albero con tale forza che il suo corno penetrò profondamente nel legno. Il povero animale non riuscì più a liberarsi. Ecco, caro unicorno, ti leggo ben bene così e ora diamo mano alla cetta per liberare questo lungo corno dall'albero. Ecco fatto. L'animale lottò a lungo con le funi, ma il giovane lo prese per il corno e lo portò alla reggia. Il giorno dopo un banditore annunciava: sette in un colpo, altrimenti detto Berto sposerà la figlia di Re Sofronio. Tanti auguri ai due giovani sposi. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.